Sarà la Mezzia Terme ad ospitare quest'anno il prestigioso riconoscimento Astrea, che ha visto protagonisti nelle due passate edizioni pionieri della giustizia italiana, giornalisti, artisti, scrittori, atleti e premi alla memoria che hanno portato alla netta riflessione che il malaffare va combattuto con tutti i mezzi possibili. Il premio nazionale Astrea è riconosciuto dal Ministero di Grazia e Giustizia, inoltre vanta i patrocini di Regione Calabria, Consiglio Regionale della Calabria e Province di Catanzaro, Camera di Commercio di Catanzaro, Comune di Mesia Terme, e Nazionale, Ente Proloqui Italiane, oltre a numerosi partner privati ed associazioni. L'iniziativa è un vero e proprio progetto culturale che persegue principi e finalità ben precise, quali la giustizia e la legalità. Ciò senza dimenticare realtà e personaggi che costituiscono delle vere eccellenze in ambiti vitali della società italiana, come la cultura, lo sport, il giornalismo, l'imprenditoria, l'impegno sociale. Intendiamo testimoniare ammirazione, gratitudine ed affetto a quelle personalità italiane che hanno offerto una testimonianza di impegno, di coerenza e di coraggio particolarmente significativa nella propria azione sociale e politica contro la violenza e l'ingiustizia. Quanto afferma in una nota il presidente del Premio Nazionale Astrea, Pier Adastoli. La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà sabato 11 dicembre alle ore 20 presso il Teatro Comunale Grandinetti di Lamezia Terme, con ingresso libero. I nomi dei premiati e dei premianti di dettagli della serata saranno svelati attraverso un'apposita conferenza stampa organizzata dai promotori dell'evento nelle prossime settimane.